Qua sotto vi è il battery drain che deve essere non ostruito e in posizione. La nostra antenna fissata deve essere ok, e che questo sportello sia chiuso. Tutti gli sportelli dell'aereo ovviamente in volo vanno chiusi. Poi proviamo per eventuali giochi delle superfici di controllo e poi le muoviamo per verificare che siano libere da ostruzioni. Su questo aereo controlliamo anche che il trim segua il movimento. Una volta arrivati in fondo, controlliamo le due spine del rinvio del cavo, che devono essere inserite, e che il cavo abbia una certa tensione. Memorizziamo questo suono. È uguale alle altre volte. Ok, a posto. Poi andiamo, tiriamo su e inseriamo le nostre dita per controllare le spine del rinvio dell'elevatore posteriore e la tensione del suo cavo.